Massimo Nicastro, abbiamo sentito la conferenza stampa di Giorgio Grassi settimana, ti chiedo, adesso è la prima volta che abbiamo modo di intervistarti, cosa è mancato davvero per prendere questo Rimini? Ma devo dire forse un po' i tempi, nel senso e anche in esperienza da parte mia nel conoscere la città e le dinamiche della città, della società di per sé stesso. Dopodiché sai, molte volte... A volte basta un sassolino per far fermare un ingranaggio che è molto più grande, però come sempre mai dire mai, cioè, secondo me non è che ci siamo lasciati su cose sostanziali ma su cose che possono essere riallacciate, per cui non voglio dire che è una cosa finita per sempre, questo anche. Quindi una riapertura anche non troppo lontana, diciamo entro dicembre ci potrebbe essere? Appunto, come ho detto, mai dire mai, non lo so, adesso bisogna vedere perché il campionato è iniziato, giustamente è iniziato bene, quindi anche una cosa molto positiva, la squadra devo dire mi è piaciuta, non è completa, però nessuna delle squadre siamo inizio campionato, però secondo me è una squadra che può dire la sua in questo girone che è fortissimo, perché ha ricordato oggi anche il Cesena che sembrava questo mostro, ha preso 4 gol dal Carpi, per cui è un girone difficile. Io penso che la squadra sia abbastanza attrezzata e cercheremo di fare il possibile, se non ci riusciremo finanziariamente come tifosi, come vedete sono un bianco-rosso oggi. L'avevi promesso sì, che saresti venuto domenica, certo. Purtroppo domani mattina parti, altrimenti saresti stato ospite, sì. Anche nostro ospite, lo diciamo anche ai nostri telespettatori, però ti chiedo, un pizzico di rammarico vedendo che questa squadra oggi ha fatto questa super prestazione, c'è, non averla presa subito, dimmi la verità. Ma ti dico, certo, quando vedi la squadra che vince, che gioca così con lo spirito che ha e anche la qualità dei giocatori che sono stati presi, considerando che molti di questi giocatori sono venuti attraverso il nostro input, per cui, e considerando anche il budget che non è quello del Modena o del Cesena o del Padova, per cui tutto considerato devo dire complimenti alla squadra, sono contento che abbiano fatto bene e vanno tutti, diciamo, il mio applauso alla squadra perché si sono dimostrati dei veri professionisti e spero che continuino così, insomma. Ti aiuto, l'ultima cosa per ti lascio andare è quella alla telecamera, un messaggio a Grassi. A Giorgio? Beh, complimenti, tanti auguri e sono contento che hai iniziato bene questo campionato. Grazie. Figuri, grazie a te, ciao.